Sul portale granda.net abbiamo pubblicato l'intervista concessa dal presidente di Banca d'Alba Felice Cerrutti giovedì 28 marzo 2013. Dialogando con il nostro inviato Ezio Cravesano, il presidente di Banca d'Alba ha avuto modo di parlare degli importanti risultati conseguiti dall'Istituto Bancario Albese nell'esercizio 2012, ma anche della crisi economica che sta colpendo l'Italia e che, a suo dire, può essere superata. Il Ministero dell'Agricoltura ha convocato recentemente a Roma le regioni e i rappresentanti della filiera vitivinicola per un confronto sulla bozza del nuovo decreto che prevede modifiche normative in merito al trasporto di prodotti vitivinicoli. Se allo stato attuale solo il prodotto sfuso necessita di documentazione vidimata precedentemente dal comune, mentre il prodotto imbottigliato non richiede vidimazione della documentazione, il nuovo decreto prevede consistenti modifiche a partire dal mese di agosto 2013. Anche per quanto concerne la movimentazione di prodotti vitivinicoli imbottigliati, sarà obbligatoria la vidimazione delle carte di trasporto presso gli uffici comunali, raggiungendo in alternativa il personale della repressione frodi oppure sempre rivolgendosi alla repressione frodi ma mediante PEC. Si è riunito a Torino il tavolo vitivinicolo regionale delineando in modo netto la posizione del Piemonte. Il decreto, in caso di attuazione, non solo rappresenterebbe un grave impedimento alla circolazione dei prodotti vitivinicoli, ma non si tradurrebbe in alcun vantaggio dal punto di vista dei controlli. La Regione Piemonte ha già inviato comunicazione mediante lettera al Ministero manifestando la più ferma contrarietà a questo tipo di misure e si impegnerà nelle sedi opportune per evitare che una nuova zavorra colpisca il comparto vitivinicolo. Il Piemonte rinnova la sua partecipazione alla 47esima edizione del Vinitaly di Verona, la più importante fiera internazionale del settore. Una partecipazione definita la carica del 600, tanti sono infatti gli espositori piemontesi, circa il 14% del totale espositori, fortemente motivati a consolidare e sviluppare al Vinitaly questo ottimo rapporto con il mercato internazionale. I produttori piemontesi occupano l'intero padiglione 9. Altre presenze, soprattutto grandi aziende, sono sparse in altri padiglioni e tra queste spicca la grande area espositiva del Consorzio dell'Asti nel padiglione 7B. La manifestazione si terrà dal 7 al 10 aprile 2013. La Intec S.p.A., azienda di Sommariva Bosco specializzata nella produzione di pavimentazioni tecniche sopraelevate per interni ed esterni, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino. 35 i dipendenti dell'azienda che chiederanno l'anticipo della mobilità. Mercoledì 3 marzo 2013 si è svolta presso il Tribunale di Alba quella che può essere considerata con tutta probabilità l'ultima delle udienze con sede ad Alba del processo per la morte di Marco Montaldo, il giovane agricoltore deceduto nell'ospedale di Savigliano nel novembre 2009. Il perito non di parte nominato dal presidente del Tribunale albese Paolo Rampini, ovvero il consulente Alessio Battistini dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano, ha chiesto 90 giorni di tempo per depositare il risultato delle sue analisi. Il suo lavoro inizierà l'8 maggio, la prossima udienza è stata rimandata al 26 settembre alle ore 9, ma non ad Alba. Prima di quella data, infatti, la sede giudiziaria di Alba, secondo la disposizione dell'attuale esecutivo di governo, dovrà essere accorpata al Tribunale di Asti, che rappresenta per l'appunto il luogo della prossima udienza.